si è appena concluso il workshop di Gatus. Quali sono stati i temi principali trattati? Allora, si trattava di una tavola rotonda in cui abbiamo evidenziato quelli che erano i principali anche trend per quelli che riguarda il 2017. Abbiamo iniziato a parlare di quello che è il discorso della brand safety e quindi come il nostro network di partner selezionati permette di garantire ai nostri principali clienti e anche editori una brand safety e dei contenuti qualitativi lato advertiser. Abbiamo anche un esempio di un cliente che ha avuto la possibilità di fare una campagna tramite Ligatus, i cui risultati spero fossero positivi, ecco. Beh sì, insomma, sicuramente molto positivi. Molto positivo intanto il canale native come strumento per comunicare qualcosa di oltre del direct response, quindi assolutamente anche il valore che ha dato la marca e comunque ciò che è la reason why per cui l'utente dovrebbe comprare il nostro prodotto. Secondo punto sicuramente dati quantitativi, KPI molto molto interessanti, tra cui tasso di new section, quindi nuovi utenti intercettati attraverso il native superiore al 90%, che è un dato molto importante perché vuol dire che il 90% di questi utenti non erano entrati in contatto con il nostro brand in precedenza, e poi un percentuale di assist, quindi come queste visite si sono poi tramutate in conversioni nel funnel più lungo, è un dato che supera anche qui il 67%, quindi in qualche modo è molto efficace anche nell'aspetto del mid funnel, quindi della consideration, si inserisce questo tipo di ricerca e questo tipo di messaggio all'interno del processo decisionale del cliente nel momento in cui va a acquistare un brand, va a acquistare un prodotto, e questo per noi è stato sicuramente un punto di vista e un'evidenza che non ci aspettavamo in qualche modo, che è stato sicuramente apprezzato oltre poi alle performance specifiche della campagna, quindi CPC e CPA in linea con quelli degli altri canali.